Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme, ma questa volta per parlare di eFootball. Non dobbiamo più chiamarlo per 2022, si chiama eFootball, quindi noi lo chiamiamo con il suo nome. Vedremo infatti le 7 novità che tutti vorremmo nella Master League di eFootball, quindi mi raccomando, restate con me. Prima di andare avanti però vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Inoltre voglio ricordarvi che questo video è in collaborazione e quindi sponsorizzato dalla Galactic Games SD. Potete comprare tutto il nostro merchandising tramite il link che vi lascio in descrizione. Ragazzi, come dico sempre, è un ottimo modo per supportarci, quindi mi raccomando, se avete la possibilità, fatelo. Iniziamo subito con la primissima novità che tutti vorremmo in eFootball. Come sicuramente voi saprete, avendo giocato i titoli precedenti della Konami, nella Master League sono sempre esistiti i regen. Cosa sono i regen? Praticamente quando un giocatore si ritira, rinasce in una primavera di una squadra. Quindi ad esempio se Quagliarella si ritira alla Sampdoria, tu entri nella tua primavera e potresti trovare Fabio Quagliarella con la sua faccia, con le caratteristiche un po' diminuite, però sempre un buon giocatore, con la sua faccia, ripeto, che è una cosa proprio da mettersi le mani nei capelli. Ovviamente questa cosa a me non piace e penso che tutti siano d'accordo con me, è una cosa inguardabile. E una delle cose più importanti che vorremmo vedere nella Master League di eFootball è sicuramente la rimozione dei regen. Quindi non utilizzare questo sistema arcaico e bruttissimo per quanto riguarda la primavera, ma magari avere la possibilità di avere un vivaio, proprio come si fa con FIFA, quindi giocatori immaginari creati dal nulla, magari con degli osservatori, e si riescono anche a scoprire da soli. Insomma, secondo me la Konami da questo punto di vista deve buttare un po' l'occhio alla concorrenza, visto che per quanto riguarda il gameplay mi sento di dire che con FIFA 22 EA Sports ha buttato un po' l'occhio ai vecchi PES per rubare qualcosa a livello di gameplay, di lentezza, di pesantezza del pallone. Ecco, adesso Konami dovrebbe fare la stessa cosa per quanto riguarda la primavera, perché il sistema di vivaio di FIFA è fatto molto bene. Quindi Konami, prendi spunto. La novità numero 2 doveva per forza essere lei, perché ci mettiamo le mani nei capelli da anni per questo fatto. In Italia la Champions fino al quarto posto, come è giusto che sia, anche perché da quest'anno esiste anche la Conference League e quindi PES si inventerà una lega fittizia per la Conference League. Vabbè, poi quello il nome lo modifichiamo, lo stemma, ci sono i file options, si sa. Però comunque si inventerà una terza coppa per stare al passo con FIFA. Se fai la Master devi mettere la terza coppa, perché FIFA avrà la Conference League. E quindi a questo punto, proprio per questo motivo, devi assolutamente rivedere il fatto che in Champions ci si qualifica fino al terzo posto in Italia, perché non è più così da anni. Si qualifica la squadra del quarto posto per i preliminari e le prime tre vanno dirette. Deve essere così, perché così è nella realtà. Quindi Konami, datti una svegliata e aggiusta questa cosa. Penso che tutti siate d'accordo con me. La novità numero 3 che tutti vorremmo è, fa parte di un altro problema che ci affligge in tutte le nostre Master League dei titoli Konami ormai passati, e si tratta del potenziale dei giocatori non tanto dinamico. Loro dicono che è dinamico, ma secondo me non è fatto bene. Mi spiego meglio. Se un giocatore ha 34 anni, ad esempio nella mia Master League Dzeko ha 36 anni suonati, era capocannoniere, il macello, ci ha fatto vincere l'Europa League, continuava a scendere di overall da 86, 85, 84. Sembra che più segnava e più giocava bene e più andava giù l'overall. Perché? Perché questa è una cosa automatica. Konami, per sbrigarsi, ha detto: ragazzi, non ci interessano le prestazioni. Nel momento in cui un giocatore invecchia, noi gli buttiamo giù l'overall, così è tutto più semplice per l'intelligenza artificiale che gestisce il tutto, è meno complicato e noi ci mettiamo meno tempo. Questa cosa ovviamente è una schifezza, perché se ha, e questo pecca ce l'ha anche FIFA, devo dire, ragazzi, ce l'ha anche FIFA, perché anche là, anche se giochi bene, sì, può darsi che si stoppa, cresce un po', però comunque
se un giocatore di 36 anni mi fa il capocannoniere, mi fa vincere una Coppa Europea, mi fa arrivare secondo in campionato e vince la Scarpa d'Oro, tu non me lo puoi far scendere, me lo devi far salire, anche di due punti, non di un punto solo. Fatemi sapere se siete d'accordo. Secondo me questa è una cosa essenziale che va sicuramente modificata. Ragazzi, il potenziale deve essere dinamico, altrimenti il realismo se ne va a quel paese. La novità numero 4 che tutti vorremmo, più che una novità, sarebbe un miracolo. Cioè, io credo che veramente non esco più di casa, proprio non, solo Master League non esco più di casa. L'editor per gli stadi e le coppe, che è un altro dei grandi problemi di PES, non ha tanti stadi e non ha coppe importantissime come la Champions e l'Europa League. Solo su computer si possono modificare tramite le mod, ma per quanto riguarda la PlayStation, anche se il logo e il nome lo riesci a modificare, poi quando vai ad alzare la coppa è una coppa fittizia. Quindi una cosa stupenda sarebbe l'editor per le coppe e per gli stadi. Per gli stadi un po' meno, sì, bello, tutto quello che vuoi, va bene, bellissimo, però l'editor per le coppe, sicuramente voi concordate con me, è una figata pazzesca. Cioè, con un po' di pazienza ti metti là, ti crei la tua Champions, sicuramente più simile di quanto può essere la Champions creata da loro, riesci magari anche a metterti il nome UEFA Champions League, fai una cosa come si deve e diventa uno spettacolo. Numero 5, ragazzi, rigori ed espulsioni molto più frequenti. Per forza, da un rigore ogni morto di papa. Io tramite le mod del PC nella mia master riesco ad avere parecchi rigori, una quantità di rigore realistica, normale, perché ci sono le mod che migliorano il gameplay. Non è possibile inserire queste mod sulle PlayStation, né tantomeno sulle Xbox. Quindi Konami, visto che il calcio ormai, anche quello moderno, devo dire, prevede una quantità di rigori maggiori, perché gli arbitri fischiano, se uno fa il contrasto in aria, insomma, se c'è il fallo te lo fischiano, mentre la Konami è un po' fantasiosa su queste cose. Diciamo che online sono più frequenti i rigori, online sono più frequenti, mentre nella Master League peccano. Sulla PlayStation sono davvero pochi, e le espulsioni, abbiamo parlato anche delle espulsioni, anche quelle in generale l'arbitraggio è da rivedere, ma per quanto riguarda i cartellini, cioè, è difficilissimo. Per darti un rosso deve essere proprio ultimo uomo con il piede che sta colpendo la palla che a porta vuota sta andando in gol, così ti dà il rosso, perché le regole del calcio moderno prevedono che anche se l'intervento è lontano da una situazione da gol, ma il piede a martello è da dietro, è brutto, può essere anche a centrocampo, però se è pericoloso è rosso diretto. Anche la gamba tesa, ad esempio, se io ti metto una gamba in faccia ti faccio male, perché succede, ho una gomitata e lì mi devi dare il cartellino rosso. Questa è una situazione un po' più difficile da simulare, però almeno l'intervento da dietro, voi provate in PES 2021, andate a centrocampo, prendete un giocatore e fate un intervento bruttissimo da dietro a un avversario contro il computer, vi darà cartellino giallo, sicuro. Vi dà il rosso solo se siete ultimo uomo abbondante, e questa cosa è da sistemare. Il punto numero 6 che riguarda le novità che tutti vorremmo sulla Master League di football è molto più semplice, anzi direi semplicissimo da risolvere per Konami, e si tratta della Coppa Italia solo andata. Non è possibile che non hanno mai risolto questa cosa. Cioè, la Coppa Italia è solo andata, dalle semifinali si fa andata e ritorno e poi la finale è secca. Non è possibile che tu mi metti dal primo turno andata e ritorno, non si è mai vista una cosa così. Ci vuole 5 minuti per aggiustare questa cosa. Non è l'editor delle coppe, ti dici, sì, è una cosa difficile, bisogna programmarlo, bisogna svilupparlo. Lì devi togliere una cosa. Cioè, hai già altre coppe che fanno solo andata, basta che prendi, copi da là e lo metti nella Coppa Italia. Per favore, Konami, metti la Coppa Italia solo andata, perché non è possibile vedere una cosa del genere. Punto numero 7, che è anche l'ultimo, e si tratta di uno dei più fantasiosi di questi punti che abbiamo descritto, ovvero la possibilità di creare un'intera lega e magari attaccarla a quelle superiori. Mi spiego, come c'è il crea
divisa, ok, con la possibilità di inserire le divise, o come ci stanno tante altre possibilità di modifica in PES, secondo me si potrebbe fare benissimo un crea lega, quindi magari dare la possibilità di creare una lega portando un logo, mettendo il nome, scegliendo il numero di partecipanti e mettendo le regole, che possono essere prese da delle regole preimpostate, ovviamente danno una tot di regole, tipo fino al quarto posto la Champions, fino al terzo posto, e tu selezioni quale vuoi, e poi la possibilità di scegliere a quale lega superiore attaccarla, cioè magari tu crei la serie C e poi la metti alla serie B, sarebbe una figata, e ovviamente poi crei le squadre, cioè la possibilità anche di creare le squadre, quindi non di modificarle. È una cosa che è un po' difficile da fare, si tratta quasi di un sogno, non è nemmeno è fantascienza, perché loro non lo faranno mai, però ai fatti è benissimo possibile, non è niente di, non è che sto chiedendo la luna, è una cosa programmabile, un programmatore di un gioco, uno sviluppatore la riesce a fare una cosa del genere. Non capisco perché non le pensano queste cose, perché sinceramente sarebbe la svolta, cioè ditemi nei commenti, con una cosa del genere sarebbe perfetto, perfetto, una cosa del genere bellissimo, ti crei la serie C, la serie D. Ripeto, queste sono solo le cose che noi vorremmo, e la Master League che piacerebbe a tutti. Non si tratta di niente di reale, sono solo supposizioni, però magari in un futuro almeno qualche cosa di quelle che abbiamo detto noi oggi la vedremo realizzata, chissà, chissà. Ragazzi, allora mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se ci sono altre novità che voi vorreste nella Master League sui football, numerosi, è molto importante per me sapere la vostra opinione in merito. Io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragazzi! Words to my actions, magic in my eyes everlasting.